Questo dipinto è stato eseguito qualche anno fa e appartiene ai miei quadri più significativi dal punto di vista, diciamo, pure storico, senza darci troppe arie su questo concetto. Io non sono uno storico, sono un pittore che reagisce su determinate emozioni, determinati ricordi o anche determinati fatti, diciamo, storici, però della pittura, però dell'arte, non tanto la storia in se stessa, la grande o piccola storia. Uno degli elementi caratteristici di questo ambiente di civiltà contadina sono le mondine. Le mondine che oggi non ci sono più, e però abbiamo ancora la cultura del riso, mangiamo ancora il riso. Dunque è una cultura che ci appartiene ancora, che è dei nostri giorni. Però le mondine non ci sono più. Allora, rispondendo alla richiesta di un intelligente gallerista fiorentino, mi diceva: ma perché non lavori sulle mondine? Mi diceva alcuni anni fa. E io dico: non ci sono più, non le posso fare, però ho cominciato a pensarci e mi sono tirato fuori, diciamo, pure una formula che mi è stata molto utile per entrare in questo mondo comunque di acque, di acquitrini, di mondine, questo ambiente di lomellina fatto appunto di risaie e di alberi, di pioppi, di lunghi filari. Sulle mondine è stato fatto moltissimo della storia dell'arte, specialmente dell'Ottocento. Tutti ricordiamo Morbelli, ricordiamo altri pittori, Pelizza, eccetera, che le lunghe teorie di donne poverissime, curve sotto il sole, ricoperte da quegli enormi cappelli di paglia e quindi che lavorano per mondare il riso, cioè per togliere le erbe cattive e lasciare solo le piante di riso. Erano persone povere, persone umili, persone che spinte dalla povertà, spinte dalla necessità, venivano dalle Calabrie, dal Veneto, dall'Emilia, da paesi, da zone povere e venivano qui dove non c'era ricchezza ma c'era la possibilità di lavorare. Dunque migliaia di persone, soprattutto donne e ragazze, ricordiamo i film di Fellini, di Rossellini, ricordiamo il neorealismo che appunto va ancora a scavare, ricordiamo Gabriele Mucchi, un grande artista realista che è venuto qui a lavorare proprio a Sannazzaro di Borgondi in queste zone, lui per motivazioni politiche negli anni 50-52 ancora, quindi tempi abbastanza recenti, diciamo 50 anni fa più o meno, e quindi ancora c'erano le mondine, ancora c'era questa cultura del riso trattato in questo modo. Oggi le mondine non ci sono più e c'è un motivo. Perché? Perché noi che siamo persone intelligenti, naturalmente, e noi come civiltà, abbiamo scoperto che ci sono i diserbanti. Allora ci sono dei prodotti chimici che si mettono nella risaia e quelli vanno ad ammazzare, diciamo così, le erbe cattive e lasciano in piedi invece le piante del riso. Una cosa naturalmente molto bella, molto cosa, se non che l'ambiente ne viene contaminato, ne viene distrutto. Però le mondine appartengono a questa memoria. Ci sono ancora i canti delle mondine, ci sono i ricordi delle persone più anziane. Queste ragazze che vengono dal sud, che vengono dal nord, che vengono da ogni dove, spinte dalla povertà, arrivano qui e si immergono nel fango. Diventano esse stesse elemento di paesaggio, un lavoro massacrante, un lavoro da schiavitù, con il latifondista, il padrone, il campiere, quello che si vuole, che naturalmente le costringe a stare piegate, a lavorare 7, 8, 10, 12 ore al giorno. E quella donna che si alza viene indicata e tu sarai multata, sarai penalizzata, un po' del tuo salario verrà decurtato perché ti sei permessa di qualcosa che non ti è concesso. Quindi un lavoro fatto nella piena schiavitù, nella vera e propria schiavitù.
queste donne poverette che si attorcigliavano il corpo con dei panni, dei loro stracci, diciamo pure così, i loro vestiti consunti, entravano nella risaia, si dovevano proteggere dalle bisce, si dovevano proteggere dalle zanzare, dagli insetti, si dovevano proteggere dalle mani degli uomini, perché la civiltà contadina è una civiltà estremamente cruda, estremamente cattiva, diciamo pure. Ecco, quindi questi drappeggi vanno a simboleggiare la mondina che si avvolge, questi corsetti, questi legacci, diciamo, improbabili, questi che tengono senza tenere, tengono misteriosamente l'ambiente. E poi in mezzo a questi drappeggi c'è ancora il verde della risaia, le tracce verticali degli alberi, i riflessi, eccetera, i tremendi riflessi per le mondine, perché mentre stanno piegati il sole riflette nell'acqua e dava un tormento assoluto, un tormento tremendo a queste povere ragazze. Questo è l'ambiente della Rovellina, quindi questo è un quadro che commenta questa epoca straordinaria di schiavitù, questa epoca di ricordi tutto sommato anche poetici nella loro terribilità, come tante cose c'era con la coincidenza fra cose tremende e cose invece poetiche che si ricordano anche con un certo dispiacere talvolta. Dunque questi drappeggi, questi legacci, questo ambiente, questi bagliori improvvisi, questo colore uniforme e gelido per caratterizzare l'ambiente, caratterizzare la sua terribilità, insisto ancora su questo concetto. E poi una cosa strana di cui alcuni spesso mi chiedono il perché. Ecco, dice, ma perché questi drappeggi vengono sostenuti da un chiodo qui, un altro chiodo qui, un altro chiodo di là? Perché i chiodi sostengono il drappeggio? I chiodi sostengono il drappeggio perché ho inserito questo elemento pensando che queste povere ragazze, lo voglio dire senza retorica, ma è così, erano letteralmente inchiodate alla croce della propria povertà. Ecco dunque un quadro che per me è storia, perché per me è realtà, per me è ancora un quadro che mi lega alla realtà di questo ambiente.